qua e poi vamonos. Amici del Movie Bar, anzi amigos del Movie Bar, oggi devo avere una cadenza un po' più caliente per il nostro ospite che vi porto quest'oggi. Allora, come nell'ultima settimana, siamo nell'anniversary edition, quindi con degli ospiti che ho già avuto l'onore di avere, e quest'oggi vi porto, ladies and gentlemen, Mr. Leonardo Olivito. Leo! Ciao! Ciao, che bello averti. Come va? Tutto bene? Bene, bene, tutto bene, tutto bene. Che... Grazie Giovanni dell'invito. Io ho molta stima, perché sai, una cosa è essere un follower, un'altra cosa è avere proprio stima, quindi sono contentissimo di essere qui con te. Ma grazie. Intanto, Leo, stima reciproca, questo lo garantisco, e te l'ho detto anche prima di partire con la registrazione, quando abbiamo pensato di fare appunto queste rinvitate, e ho detto io Leo lo voglio, lo sentiamo, gli chiediamo di esserci, perché appunto dopo ci siamo appunto conosciuti un anno fa, è passato un anno fa. E anch'io proprio mi sono legato un sacco alla tua persona sui social, ti ho sempre seguito, mi è piaciuto vedere le tue evoluzioni, e proprio di questo io Leo oggi voglio parlare con te. Appunto, noi ci siamo beccati su una live Instagram e noi avevamo detto ma sì dai, sta per finire questa pandemia, l'estate del 2020, finirà, facciamo queste chiacchierate con dei professionisti. E ragazzi, è passato un anno, le mascherine sono ancora qui, il virus sta benone, mi dicono, porca miseria, non ce lo siamo tolti, e quindi eccoci con l'anniversary edition, e quindi ecco di nuovo Leo. Quindi Leo, intanto grazie infinite, sono contentissimo anch'io di averti qui, e la prima domanda è ovvia, è palese, ce ne stavamo raccontando un pochettino prima, un pezzettino, mi fa piacere anche di sentirtela raccontare appunto in registrazione, è uno, che anno hai passato, e due, ti senti un po' cambiato? Wow, allora un anno fa io avevo preciso lasciato la mia casa in affitto per andare a quella nuova, che vi sto parlando da quella nuova, uh-huh. E preciso in quel momento è arrivato il primo lockdown, quindi io ho passato quasi sei mesi, diciamo così, all'interno di un garage. Okay. E da lì ho creato diversi corsi, diverse cose, però sì, è stato un anno diverso, e secondo me, come cerco sempre di cogliere le cose buone, e io ho vissuto nella mia vita già diversi momenti di crisi. Io, per chi mi conosce, sono di Buenos Aires, in Argentina le crisi succedono ogni 5 anni sistematicamente. Certo. Però ecco, ho visto per la prima volta, ho sentito per la prima volta un momento diverso di difficoltà, ovviamente, proprio qua nel cuore dell'Italia. Io abito in Toscana, un posto stupendo dove non succede quasi mai niente, un posto molto piccolo, la città di Arezzo, che è certo. Bellissima. Invito a conoscerla, e posti tranquillissimi dove all'improvviso, sì, come in tutta Italia, in tutto il mondo, è cambiato tutto. E certo. Per chi come me lavora nella parte digitale, quindi le produzioni video, ma soprattutto la parte di motion graphics e di didattica, devo dire che in quelle due aree c'è stata un'impennata da un punto di vista di richiesta. E chiaramente sempre con le virgolette, no? Nel senso che certo. Sono richieste con molta più urgenza, con molto meno budget, con molte più rogne, se vogliamo, e questo è almeno la percezione del mercato. Parlo di come è andato l'anno, sì, da un punto di vista economico, lavorativo e quant'altro. Da un punto di vista umano e personale, beh, è un anno con tanti cambiamenti, con tante domande, con tante
e anche voglia di cambiare alcune cose, alcune equazioni che uno magari quando va in automatico e pensa ad andare in pilota automatico, appunto, al risparmio energetico. Bravo, Invece esatto. questo è stato un anno dove il tempo per riflettere, per capire alcune dinamiche c'è stato. Quindi io lo reputo un anno positivo a prescindere. Chiaro. Sai che cosa? Poi dimmi se me lo confermi anche tu. Tante persone, è un discorso che è stato fatto tanto sotto un ambito personale. Appunto, abbiamo fatto un sacco di interviste appunto in quest'anno e chiacchierando con vari professionisti, quello che è venuto fuori è che tante persone, non solo in ambito professionale, in ambito personale, scusami, ma anche in ambito professionale, con queste situazioni di lockdown, lavoro da casa o comunque, si sono fermate e hanno preso molta più coscienza di se stessi, non solo a livello appunto umano, ma anche a livello proprio professionale. Quindi sono partiti, hanno avviato dei progetti paralleli che avrebbero sempre voluto avviare, ma non avevano tempo di farlo, eccetera. O hanno capito che avrebbero potuto modificare. È successo anche a te, Leo? Hai avuto tempo per te? Ti sei sistemato determinate cose? Hai avuto tempo di farne sbocciare altre che probabilmente senza pandemia, senza lockdown, senza fermarsi, non avresti probabilmente nemmeno avuto il tempo di considerare? Allora, senti, quest'anno io ho avuto sì più tempo, ma più che altro per affinare le tecniche di formazione, di didattica, perché io prima della pandemia facevo formazione, però era più che altro rivolto ad andare in aziende o in Ok. agenzie e seguire la parte di come si produce un video, come si fa post-produzione, come si può fare motion graphics e quant'altro. Tutta quella parte lì io la facevo una volta ogni tanto, non avevo un metodo vero e proprio. Con il discorso del lockdown ho iniziato ad affinare e anche ad abbinare alcuni concetti che non sono solo tecnica, ma che vanno più nella direzione ormai della mia esperienza Chiaro. lavorativa. Consideriamo che io, ragazzi, ho quasi 37 anni a breve, e quindi tutta quell'esperienza di come si gestisce un cliente, come si può convincere nel senso proprio del vincere con, non nel Bravo, vinco certo. delle mie idee, ma di tutta quella parte che è più filosofia, mental coach, psicologia e quant'altro, e ho iniziato a legarla proprio quando insegno After Effects, Premiere e Chiaro, quant'altro, certo. perché ho notato che senza una valida motivazione le cose si imparano male. Quindi ho affinato tantissimo quella parte lì, e la parte relativa alla didattica. Poi progetti miei personali nella stessa didattica riesco a inserire anche esempi, esercizi e cose che magari mi piacciono fare a me, e quindi sì, effettivamente il tempo l'ho dedicato a quella parte lì. E non avendo altri hobby tranne un po' di bricolage a casa e quant'altro, però niente di eclatante. Certo, no, l'ho trovato veramente interessantissima come cosa, il fatto veramente di rendersi conto che la maggior parte delle volte quando che il lavoro possa essere creativo, bello, non bello, di routine o di routine, ad un certo punto noi siamo veramente abituati ad andare via come treni, se non c'è nulla che ci ferma, rischiamo veramente di una ridondanza nella quotidianità, quindi questo tutti i giorni passati, tra virgolette, a fare la stessa cosa e mai fermarsi. Questo blocco per veramente ha dato modo veramente di sospendere, metterci in stand-by un secondo e ad ognuno permettere un attimo di dire ok, come posso rimettere a posto il mio nuovo sistema operativo che piano piano mi verrà fuori? Ed è veramente molto 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 interessante. Leo, e appunto tu hai fatto comunque del tuo lavoro molto grande, c'è cioè la parte dell'insegnamento. La domanda che a me piace porre a chi insegna e sa insegnare, io posso confermare perché mi sono innamorato del software After Effects grazie ai tuoi corsi. Non lo sto dicendo perché sei qua, sono gli unici corsi di After che ho seguito perché mi sono bastati, serviti, sono veramente spiegati benissimo. Che quello che ti chiedo io è che sensazioni ti dà a te l'insegnare, cioè il sapere che quello che tu sai lo stai trasmettendo a qualcun altro che in quel momento ti crede, cioè nel senso comincerà a fare probabilmente le cose come gliele stai spiegando tu, quindi si fida di te. Che sensazione ti dà tutto questo?
Ma allora, io sarò molto sincero, delle volte ho ancora quella cosa di quando vedo che una persona apprende il metodo, Sì. perché io quello che insegno è il metodo, non insegno un software, e lì per lì divento un po' geloso, perché dico, caspita, ma ora praticamente sa fare la stessa cosa, o meglio, perché Chiaro, è vero, è vero, è vero, la hai cosa ragione. bellissima è proprio quella. Io Hai ragione. ho decodificato un po', onestamente, un modo di poter lavorare, che poi dipende dalle capacità di ognuno a fare di più o di meno, però ci si arriva. Perché, piccola premessa, After Effects è un software molto complesso, Sì. se vogliamo, e quindi insegnarlo nei modi classici prevede una curva d'apprendimento che è noiosissima, cioè due maroni che lasciamo perdere. Mentre con un metodo preciso dove vai a motivare la persona per arrivare a un Sì, risultato, chiaro. la persona ci arriva. Però ecco, da prima cosa che mi viene in mente dico, caspita, però ora ho più concorrenti. Invece poi la cosa che mi riempie veramente il cuore, ma lo dico proprio da un punto di vista più che altro umano, è e vedere che quelle persone che si creano comunque dei legami, come probabilmente tra di noi, no? Nel senso che Certo. comunque c'è una stima che la senti, cioè senti che l'altra persona ti domanda, ti chiede, ti fa delle richieste specifiche perché sta seguendo e ha fatto quello che tu gli hai detto di fare. Poi quando riesci a dare un qualcosa di così positivo all'altra persona, secondo me quella persona si ricorderà sempre bene di Hai te. E ragione. quindi è un po' quella parte che molti dicono, si diceva, no, andrà tutto bene con gli hashtag e quant'altro, gli arcobaleni, non so se vi ricordate, Mannaggia. ma no, non andrà tutto bene, Cazzo. Sì, si può però dire. sì. Però la parte umana, finalmente, secondo me, per chi la sa cogliere, per chi ha il dono di saper donare, viene fuori un qualcosa che nelle difficoltà l'essere umano tira fuori questo, no? Ora, al di là di diventare troppo poetici o troppo, non so, come dire, ecclesiastici, non lo so. Don Leo, Don Leo, Leo, la maglietta bianca ci mettevo un Don sacco Leo. nero. No, ma è vero quello che dici. Ma ecco, infatti, allora, diciamo che anche in quest'anno si è appreso il fatto che tante cose sono avvenute, tante cose avvenivano in presenza, tra le quali appunto i corsi, gli insegnamenti, le masterclass, le scuole. Ci sono determinate cose che secondo me è giusto che ritornino dal vivo anche per i rapporti umani che creavano, quindi appunto gli studenti, le università hanno sempre creato aggregazione, quello è bello e speriamo che ritorni, sta già tornando, però va da sé che il web ci ha dato veramente modo di farci scoprire una strada anche comoda, che quindi le famose call di lavoro, ci ha semplificato determinate cose. C'è stata un'esplosione dell'approccio a quello che è l'e-learning. Bene, quindi siccome probabilmente come il web insegna, quando lo fa qualcuno, dopo lo faranno tutti, domando a te, soprattutto quindi rivolgendomi in questo momento ai potenziali nuovi prof del mondo web o chi vorrà cimentarsi in produzione di corsi, affiancato da uno studio in solitaria, cioè, quali sono secondo te le armi principali che uno, le cartucce da avere nella cartucciera comunque per sparare dei buoni colpi se uno vuole piazzarsi con un corso che possiamo definire dignitoso, comunque funzionale o utile agli altri? Ecco, che consigli daresti? Allora, io partirei dicendo che qualsiasi settore sia, c'è bisogno di specialisti che si mettono a condividere il sapere. Quindi, in realtà, ben venga. Quello che consiglio è, prima di tutto, di capire se insegnare in modo offline già è una cosa che ti appassiona e che ti funziona. Certo, Perché bravo. l'online è come il negozio che dice io apro un e-commerce e spacco. No,
proprio l'opposto, butti via dei soldi e basta. E sulla didattica è esattamente uguale. Ora, siamo abituati ormai a vedere che chiunque si mette a fare dei corsi, magari poi sta negli occhi di chi acquista o di chi guarda il corso e decidere se acquistarlo o meno. Sì. È chiaro che ci sono delle piattaforme dove anch'io ho inserito dei corsi, sì. E a volte ti dicono però lì ce li inseriscono un po' tutti. Sì, è vero, ma se uno ha l'occhio attento di andare ad analizzare chi mi insegna, cosa ha fatto, cioè i frutti di cosa ha fatto, sicuramente trovo e si trova informazione. Quindi è un po' come prima di acquistare un libro, io ad esempio faccio un po' una ricerca sull'autore, come si presenta. Chiaro, è vero. Quindi io quello che consiglio, a prescindere dal tipo di corso, è di capire, intanto con le lezioni aperte e gratuite che quasi tutti i corsi mettono a disposizione, di capire se quello che insegna è in grado, se mi piace come insegna, perché poi non è che è in grado o meno una persona, dipende l'empatia che riesci ad ottenere. Okay, certo. Questo è un consiglio per chi va a acquistare un corso. E per chi va a insegnare, la prima cosa è essere onesti con se stessi e capire se c'è una passione, e allora ben venga, se no non è una cosa che di per sé è un'enorme fetta di mercato che magari cambia le dinamiche di un business, assolutamente no. La didattica è un complemento, è come dire, almeno nella mia esperienza, e anche se ho dei corsi che sono best seller in delle piattaforme, eccetera, è un modo per ampliare e darsi visibilità facendo quello che a uno piace fare. Certo. Okay. È un po' come, non so, in passato uno doveva scrivere un blog, tra virgolette, no? Per avere un posizionamento. Io il blog non sono molto capace a farlo e quindi creo dei corsi o dei tutorial che sono aperti nel mio canale YouTube e lì creo contenuto. Quindi se la persona gli piace, ok, è un acquisto, una vendita in più, però non è il mio mercato principale, ecco. Chiaro, e no, è vero. Questo credo per chi si approccia a fare corsi. Esatto. Uno che installa le caldaie, faccio un esempio, perché ho la caldaia costante. Volevo capire che collegamento avessi fatto per arrivare. Ah, ce l'hai, ok, no, per... ok, va bene, ci sta. No, se no avevi la creatività a mille in questo momento, ok. E quindi, non so, immagino una persona che aggiusta le caldaie, che fa dei contenuti e magari un corso di assistenza fai da te, che è un entry level per poi comunque andare a posizionarsi e a far capire la sua professionalità. Però certo. non vedo come una cosa che può smettere di aggiustare le caldaie e vende solo i corsi. No, chiaro. Poi. Leo, hai detto una cosa fichissima secondo me ed è verissima e porta veramente una messa a terra pazzesca, cioè come tu dici, prima di aprire un e-commerce tu devi sapere se uno, quello che te fai offline, quindi nel senso all'interno del tuo punto vendita fisicamente, ti piace, e questo è il insegnare alle persone, punto. Dopodiché, se vuoi, approdi a quello che è l'e-learning digitale, alla e-learning appunto, e lo fai lì, se no non funziona. Se pensi appunto di apro il mio corso, spero che le persone lo comprino, e non vai da nessunissima parte. Prima di premere REC, e appunto quando ci siamo chiesti come stai, come non stai, cosa fai, cosa non fai, se sono pieno, mamma quante robe da fare, è un periodo in cui tante cose secondo me sono state accelerate, c'è stato molto nervosismo anche secondo me nel mondo della comunicazione, della produzione digital, perché comunque si è aperta una porta in faccia a tutti di questo web, di questo comunicare attraverso i video, eccetera, e quindi arriviamo alla parte del fare un lavoro che ci piace, in questo caso il videomaking, perché appunto di questo stiamo parlando anche oggi. E però ad un certo punto uno cresce, bravo, comincia ad avere dei clienti sempre più grandi e arrivi a quelli che sono ad altri ostacoli, cioè nel senso anche il fatto di rispettare determinate scadenze, avere comunque più clienti a calendario da dover gestire, e voilà. Leo, come l'hai affrontata tu? Come l'affronti adesso? Comunque tu ti interfacci con clienti di fama nazionale, europea, anche mondiale comunque, e cioè
ti sei fatto anche lì tutto da solo, da cosa hai imparato, trucchi del mestiere? Allora, io ho cercato di spostare sempre di più il valore di ciò che faccio verso il valore del farlo con me, quel lavoro, nel senso, la cosa principale non è il video riuscito benissimo, che lo do per scontato, ma la cosa principale è il rapporto che riesce a generare con il cliente. Bravo, bravo. Rapporto che è fatto di persone, quindi persone che hanno paure, dubbi, desideri, incastri, ruoli da rispettare, insomma tutta una parte che è solo psicologia. Sì. Io ho spinto tantissimo da quel lato lì e ho cercato di rallentare un po' quello che era entrare nella ruota del criceto, inteso su questo discorso qua. Io per 3 anni di fila ho fatto dei fatturati che non avrei mai pensato, okay. Ma poi lavorando con più persone, gestendo più clienti e quant'altro, ovviamente vai a pagare moltissime più tasse, moltissime più variabili e quindi alla fine ti ritrovi in una situazione che secondo me è quella ruota del criceto. Secondo me, ecco, non porta da nessuna parte. Quello che ho cercato di fare, soprattutto dopo il lockdown, è scegliere meglio i clienti, parlare molto di più, affrontare anche con loro delle tematiche molto più particolari, del tipo come è andato il video, ti è piaciuto il lavoro, sì. Sei d'accordo, vogliamo mantenere questa linea, vogliamo sì. continuare in questa dimensione, cioè anche tranquillizzare il cliente, perché in un momento sì. così... anche il cliente stesso, magari grandi brand di moda non hanno potuto fare le sfilate, non sapevano come presentare le loro collezioni, avevano magari le aziende più grandi quotate in borsa delle pressioni assurde da parte del mercato che nessuno sapeva come gestirlo. Quindi in realtà io ho trovato molta più tranquillità nel parlare apertamente con il cliente, anche mettendo a rischio alcune cose, perché quando uno è molto onesto e sincero poi viene fuori che qualche cliente un po' si può scomodare da determinate dinamiche e quant'altro, però non siamo, allora io questo è un po' polemico quello che sto per dire, sì. Ma non siamo in un paese dove sono agevolate gli imprenditori da un punto di vista di dire assumo persone, creo una squadra. No, noi siamo abituati a una dimensione medio-piccola, a grandi fenomeni, quindi singole persone che sì, fanno sì. Tipo Michelangelo, Leonardo, Da Vinci, no? Siamo un po' su queste linee qua, linee guida, che comunque vanno rispettate, bisogna capire che siamo in questo contesto, e quindi io non ho mai accelerato molto una crescita esponenziale da un punto di vista di dire prendo più clienti, sì, sì. Ma prendo quelli giusti, e quelli giusti ovviamente li gestisco io in prima persona con la mia faccia, con la mia esperienza, con il mio rischio, ma con una squadra poi di collaboratori? Che ognuno di loro è messo nella condizione giusta per fare il meglio. E non sono dell'idea dell'industria, nel senso di assumere persone scambiabili, diciamo così, che montano, che fanno di qua, che fanno di là, no, sono più per dare valore a chi ho già nel gruppo, nel team, e ovviamente andare sempre alla scoperta di nuove professionalità che possono servire e fare gioco, e quindi essere molto flessibili e liquidi nella struttura del lavoro, perché poi viviamo in un momento dove ti possono arrivare 10 lavori tutti insieme importanti in un mese, e magari il mese dopo, se non avevi diversificato, hai zero. Sei vuoto. Sei vuoto. Quindi, ecco, diciamo che sempre di più, lo ero già prima, ma adesso molto di più, e il concetto di essere liquidi, non come liquidità economica, sì, sì. Come sapersi adattare, certo. e trovare quelle 5-6 persone che sono un po' satelliti, che però ognuna di queste persone deve essere messa nel momento giusto e nel ruolo giusto,
perché è un il nostro è un lavoro creativo e non... Eh sì. Non può essere industrializzato, secondo me. No, è vero, e credo che Leo hai toccato uno dei tasti più dolenti, soprattutto per chi approccia all'inizio, cioè il fatto di avere il coraggio di selezionare la clientela, perché alla fine credo, soprattutto, e credo che unisco due discorsi che hai fatto, in una nazione come la nostra, siamo veramente spinti per a livelli burocratici, per questioni economiche, perché praticamente ormai ti tassano su ogni cosa e te devi pagare di qua, devi pagare di là, a questa fobia del dire ok, devo guadagnare, devo fare tante fatture perché sennò dopo non arrivo a fine mese, quando in realtà non ti rendi conto che appunto stai girando su una ruota dei criceti alla fine, stai facendo quello, e all'inizio siamo tutti, ma parlo perché l'ho fatto anch'io, ma credo che santo chi non sia riuscito, chi non l'abbia fatto, degli yes men poderosi, cioè nel senso che andiamo a prendere ogni cosa che ci viene a tiro e cerchiamo di farla nel meglio possibile, speriamo di farcela, la incastriamo in puzzle che non hanno neanche una soluzione probabilmente, e appunto quando poi cresci è lì i pezzi diventano sempre più difficili da incastrare. Però credo che appunto tu hai toccato una delle paure, delle fobie più grandi che possono esistere, soprattutto nel mondo del libero professionista, che veramente dice ok, ma se io scelgo 4 clienti ma ne lascio 2 a casa, ma quei 2 avrebbero potuto generarmi del liquidità, qua nel senso, nel vero e proprio termine della liquidità, non è facile, secondo me, cacchio, non è facile, soprattutto in questi periodi. Poi no, non è facile, ma allora, io credo molto nelle parentesi, quando uno scrive, e mi succede molto in spagnolo, no? Che tra parentesi metti dei concetti che sono importanti per far capire a chi legge la frase principale, no? Certo. Quindi tra parentesi metti un approfondimento, diciamo così. E io ho usato nella mia vita quelle parentesi spesso, faccio un esempio per tutti. Sì. Quando io sono arrivato da Buenos Aires, in Italia, e mi sono arrangiato a fare qualsiasi tipo di lavoro, e per ben 4 anni ho lavorato in fabbrica. Okay. Io sapevo che quella era una parentesi della mia vita, e ho sempre, in quei 4 anni, ho studiato, ho cercato di perfezionarmi, per poi già mi immaginavo a fare tutt'altro, quindi sapevo che quelle parentesi avevano un inizio e una fine. Bello, bello. Quando noi abbiamo a che fare, e ora riporto questo esempio delle parentesi al tempo, sì, moderno di oggi, no? E anch'io ho tanti clienti che nascondo, non dico che lavoro per loro e consegno, ma e quelli però li tengo in delle parentesi. Certo. Nel senso che non gli do il focus massimo, non li tengo in primo piano. Quelli che tengo in primo piano magari sono a volte anche dei progetti che sono del tutto personali. Faccio un esempio concreto dei miei ultimi, il documentario sui vini. Sì. Lì è partito da una puntata zero fatta proprio a progetto personale, e da lì abbiamo girato l'Italia, interamente l'Italia, con delle puntate che a mio avviso tanta roba. Cioè Porca miseria. Cioè, secondo me tanta roba. Però quello è stato un progetto personale. Sì. E quindi cosa succede? Che se io vado nella ruota del criceto e lavoro per clienti che rompono le scatole, modifiche su modifiche, blah, 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 io semplicemente attirerò sempre di più quel tipo di lavoro. È vero. E crederò, cioè dentro me stesso, che quello ormai è la normalità, ed è lì che dobbiamo riuscire a fermarci. Se adesso abbiamo 10 clienti e 9 rompono le scatole, ok, pazienza, ma quel uno che magari non rompe, e se no almeno uno trovate, esatto. Almeno quello lì è quella piantina da annaffiare, da curare. È vero. E da osservare, perché delle volte diamo troppo enfasi al cliente, all'esterno, no? E qualche volta siamo magari anche noi stessi non in grado di attirare ciò che ci serve, e non lo attiriamo finché non crediamo che sia possibile. È quindi vero. Si prende una massa incredibile. Io, il primo cliente che mi ha fatto fare quello che mi pareva è stato l'Olivito. Cioè, io ero Leonardo che facevo siti internet, video, animazioni e quant'altro,
Il primo cliente che ha detto: ascolta, fai come cavolo ti pare, come cazzo ti pare, si può dire? Sì, dillo, mannaggia, sì. È stato l'Olivito, e l'Olivito è il mio migliore e peggior cliente, ma io lo tratto come tale. Delle volte gli do più enfasi, quindi esce più contenuto suo. Certo. E lì esperimento. Perché esperimento? Perché poi avere un canale YouTube che funziona, avere un corso che funziona, è tutto un know-how che io posso riversare poi ai miei clienti. Eh sì. Quindi ecco che si alimenta una ruota diversa da quella piccola del criceto che corre, corre. Certo, corre. Non è vero, Leo. E quindi è un po' un incastro che parte da noi stessi. Eh sì, ma è esatto, è ovvio che alla fine siamo noi quelli che ci chiudiamo e ci creiamo le gabbie, appunto, in cui poi ce ne rimaniamo dentro, quando in realtà le chiavi per aprire le porte delle gabbie ce le abbiamo noi, cioè, è facile a dirlo poi, nel senso, no, ma... bisogna poi, ecco, non è facile farlo. Io l'ultima cosa, proprio per chiudere questo concetto, è che io da un annetto sono giornalista, iscritto all'albo, ho fatto gli esami, un casino, le chiavi per aprire quelle porte sono domande semplici, tutte le chiavi sono delle domande, quindi quando uno vuole lavorare per un cliente basta domandare: posso farti questa parte? Certo. Mi piacerebbe lavorare per te, o anche collaborare con altri. Io molte volte ho scritto ad altre persone: posso collaborare con te? Mi piacerebbe animare quella cosa che ho visto. Certo. E le porte mi si sono sempre aperte con le domande, con il chiedere. Il chiedere in modo onesto, tranquillo, magari anche, non so, immagino un ragazzo che vuole lavorare con After Effects, magari molti mi scrivono, mi dicono: guarda, io vorrei... E molte volte si riesce a incastrare le cose, quindi le chiavi sono le domande, il chiedere è lecito. No, mamma mia se lo è, ed è verissimo. Mi piace, Leo, perché, ma guarda, ma anche in me, anche un po' per spiegare come passa il tempo, che non è che servono anni, cioè noi abbiamo fatto una chiacchierata, appunto era il mese di giugno, e io ricordo bene in che situazione mi trovavo, anche proprio con il rapporto col mio lavoro, il rapporto con i clienti che avevamo, con i colleghi. Adesso è passato un anno e mi rendo conto di quanto le cose comunque siano cambiate, ma perché... prendi consapevolezza di quello che vuoi essere, quello che vuoi fare, e lo metti in pratica. Ma come dicevi tu prima, parte tutto dal capire quello che si vuole per se stessi e poi farlo. Cioè non è che lo dobbiamo fare per gli altri, quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo per noi prima di tutto, e dopodiché questo va ad incastrarsi con gli altri, ma prima dobbiamo veramente prendere consapevolezza di quello che vogliamo essere noi, di quello che vogliamo fare noi, e secondo me è importantissimo. Leo, in quest'anno io abbiamo forgiato qui al Movie Bar delle domande che un pochettino sono diventate le mascotte praticamente della nostra chiacchierata per ogni e con ogni ospite. E la prima parte esatto. E la domanda è quella dello zainetto, caro Leo, e la porrò anche a te, e sono contento di portela adesso, oggi, alla nostra seconda puntata con te, ed è la seguente: ti do e ti passo uno zaino vuoto, uno zaino da viaggio, e ti chiedo di riempirlo con tutto quello che trovi utile e opportuno da inserirci dentro. Possono essere degli oggetti, dei pensieri, dei consigli, delle emozioni, delle sensazioni, e poi questo zaino lo andremo a consegnare a un giovane videomaker, un nuovo VFXer che ha voglia di lanciarsi nel suo mondo e nel suo mondo lavorativo, appunto, e in questo modo avrà lo zaino di Leo consegnato direttamente da lui, in qualche modo per augurargli un buon auspicio, comunque ad affrontare in modo figo questo viaggio, che è il viaggio appunto del lavoro. E che ci metti dentro questo zaino? Wow, bellissimo. Allora, se la persona si deve lanciare, deve essere un paracadute. Bravo, è vero. Io... no, allora, non metterei nessun oggetto, perché secondo me gli oggetti non rappresenteranno mai un qualcosa che serve troppo a lungo. Certo. E te ne accorgi dopo i 30, forse, se te ne accorgi, è ancora arrivato ai 60 e niente. E, io metterei come
cose da portarsi dietro, curiosità, sempre. Bravo. La curiosità sempre. E umiltà. Umiltà intesa come, non come povertà, ma come approccio. Di rimanere sempre comunque Bravo. Con i piedi per terra, sì. Perché il nostro è un lavoro che non è che salviamo vite, quindi siamo degli eroi, ma cerchiamo di fare della comunicazione un mondo più bello, un mondo che alza l'asticella, che porta con sé un messaggio in più. E quindi l'umiltà, la curiosità sembra lo slogan francese, no? Le fraternité, esatto. No, io direi la curiosità, l'umiltà e poi la voglia di fare, perché sono per assurdo i valori che deve avere che ha un bambino, no? Eh sì. Dice questo, no? Eh sì, E secondo me un po' dobbiamo rimanere bambini, perché sempre, bravo. E è una cosa che altrimenti il cliente ha sempre con sé il broncio, il budget, la tempistica, è un mondo che è un po' grigio da un punto di vista industriale, no? Le aziende che si avvicinano. Eh sì. Quindi avere con sé un po' quel colore, quell'arcobaleno dentro di sé, è l'unica cosa che ti fa andare avanti nel modo giusto, perché il nostro è un lavoro che è alla base, c'è cioè comunque la creatività. Bravo, stavo per dirlo, esatto. E questi valori che continuano a brillare, devono brillare per tanti anni. Io ormai sono già 17-18 anni, non so nemmeno quanto più che lavoro nel settore delle animazioni, della produzione video, certo. Della didattica, del giornalismo adesso. Però ecco, non c'è mai un punto di arrivo, è un viaggio, e quel viaggio hai bisogno, secondo me, di questi tre elementi. È un bello zaino. Zaino, e li direi tieni, è abbastanza leggero, sì. Non c'è tanta roba, proprio perché lo devi continuare a riempire. Bravo Leo, esatto. Io direi che con quelle tre cose già siamo a buon punto. Bravo. E tutto lì, oggetti eccetera, no, perché sono cose che scadono, che vanno fuori moda subito, che non servono più, cioè oggetti no. Bravo, è un bello zaino e guarda, visto che siamo in chiusura della puntata, ma anche appunto di una stagione durata un anno, è un pochettino il riassunto, caro Leo, non c'era nulla di preparato, con alla fine quello che è stato il messaggio che un po' tutti quanti voi ospiti siete riusciti a portare, ed è stato molto bello. Questa domanda l'ho cominciata a fare dopo le prime 30 puntate praticamente, e mi sono reso conto che il vero professionista, il vero innamorato del proprio lavoro, il consiglio più spassionato che dà appunto è comunque essere umili e comunque continuare a crederci e appunto avere voglia e di saper ascoltare, soprattutto da chi è più bravo, da chi le sa già o comunque da chi è più avanti, per imparare, perché affrontando le cose con egoismo o saccenza dopo ci si ferma probabilmente, il viaggio, il famoso viaggio si interrompe. E mi piace che appunto con queste tre parole un po' tu hai riassunto tutto il viaggio che abbiamo fatto noi assieme ad ognuno di voi qua al Movie Bar, perché è quello che un po' il messaggio che volevamo dare soprattutto ai più giovani o a chi sta partendo, che sono delle cose così semplici che sono a portata di tutti, non devi impararla l'umiltà, non devi imparare ed è bello perché sono fruibili da tutti ed è quindi il miglior zaino che potevi fare, Leo, in realtà, sappilo. Quindi è uno zaino di quelli pieghevoli, quelli leggeri da trekking con cui puoi fare un bel viaggio lungo senza avere troppi pesi. Leo, io non so come possano essere passati 38 minuti di puntata, 40 minuti, io sono allora, puliti perché ci sono alcuni sbagli. No, tutto pulito perché siamo a 45 di registrazione, ho tolto il blackout e il problema di connessione, quindi siamo a 40 minuti, è meraviglioso. Erano tutti ma va bene, dai, adesso facciamo così, spoiler, vi siete appena beccati una puntata totalmente dritta, ma in realtà con Leo ci siamo interessati
dovuti fermare, ma il bello della diretta è anche questo, della diretta non, della diretta, non diretta. Leo, scherzi a parte, io volevo uno ringraziarti, ringraziarti per due motivi, perché tu sei stato una delle prime persone con cui io ho chiacchierato l'anno scorso e assieme ai miei colleghi ci siamo resi conto che questo progetto poteva essere una figata, soprattutto se riempito con persone come te che hanno fatto, a mio avviso, tanto, molto, e che mettono a disposizione delle altre persone, appunto attraverso i social, YouTube, Instagram, la loro vita professionale e non, per essere di ispirazione. E io prego persone come te di continuare a farlo, perché appunto siete una delle cose più belle e utili, visto che appunto il brutto del web è che possono usarlo, può usarlo chiunque, e a me tra questi chiunque ci sono persone che non lo sanno utilizzare o che mandano messaggi inutili, e voi siete utili invece, siete belli da vedere, da seguire, perché siete di ispirazione. Quindi continuate così, continua così, perché siete una delle cose più belle per cui esiste il web. Quindi veramente un grande applauso a te e a tutti i professionisti che hanno partecipato al nostro Movie Bar, che sono contentissimo di aver avuto qui con noi, veramente. Quindi un grazie a te in questo momento, visto che ti ho davanti. Wow, wow, grazie, grazie. E se vedevi, sorridevo, perché, anche un po' per l'emozione, perché effettivamente non sempre ti rendi conto di ciò che significhi anche per gli altri. Io interpreto la rete, quindi i social, Instagram, certo, YouTube e quant'altro, un po' come una finestra che ogni tanto apro e faccio vedere quello che sono, quello che faccio. A volte è chiaro che cerchi un po' di limare alcune imperfezioni, perché ti esponi e cerchi di esporti meglio, però ecco, in linea di massima, soprattutto chi mi segue come te su Instagram e quant'altro, sa bene che poi l'essenza di una persona viene fuori, e quindi la rete serve semplicemente a me per amplificare quel modo di essere. Bravo, lo so. Io a sua volta mi ispiro anche da altri, anche altri ospiti che hai avuto, quindi è un contenitore movie che io l'ho seguito. Non mi fa solo piacere la mia puntata, perché volevo rivedermi, però poi l'ho mantenuto, l'ho seguito, e sono molto contento di vedere la sensibilità che hai avuto. Grazie. Nel interpretare gli ospiti, nel dare spazio a certe persone, quindi è sempre un piacere creare queste sinergie, perché da una parte c'è Confermo. Chi ha il contenuto, ma da quell'altra parte c'è anche chi lo deve valorizzare. Te lo hai valorizzato per tutti noi e per ognuno dei professionisti poi che sei andato a toccare, no? a intervistare, quindi sì. Anche un grazie da parte mia verso te. Grazie Leo. Grazie. Leo, io non posso che salutarti, ringraziarti, e come dico a tutti, ti sarai uno degli ospiti invitati al decennale del Movie Bar. Adesso puntiamo alto, va bene? O finalmente, quando potremo farlo, cominciare ad avere degli ospiti dal vivo, cominciare a fare qualcosa un attimo un po' più figo. Guarda, non vedo l'ora, ma come ci siamo sempre detti, anche di incrociarci fisicamente, che fa sempre piacere. E quindi grazie, e come ti ho già detto prima, voglio chiudere con te dicendo: continua così come stai facendo, che sei un insegnante, un insegnamento meraviglioso, e non cambiare, perché a bomba veramente, Leo, a bomba. Vai, grazie davvero, amici. Grazie. Del Movie Bar, appena visto un anniversary edition assieme a Leonardo Livito, sono stato contentissimo, e ci vediamo in una prossima puntata, che è quella di dopodomani, l'ultima dopo settembre. Ragazzi, ciao.